Dal 1 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove indicazioni della Regione per ottenere l'esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie per le popolazioni colpite dal terremoto. Con una circolare inviata a tutte le aziende sanitarie, la Regione ha prorogato le esenzioni per specifici gruppi di popolazione, persone residenti nei comuni danneggiati che hanno avuto l'ordinanza del sindaco di inagibilità e sgombero della propria abitazione, studio professionale o impresa, ma anche per i lavoratori dipendenti di aziende che operano nelle zone colpite dal terremoto, anche se non vi risiedono, e per tutti i lavoratori colpiti dalla crisi continua a permanere l'esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici. La proroga dell'esenzione è valida fino al 31 dicembre 2013. Per le persone con ordinanza di inagibilità, l'esenzione è valida non oltre la data di ripristino delle condizioni di agibilità e sarà responsabilità di ogni singolo soggetto comunicare all'azienda ASL l'eventuale ripristino della propria abitazione, studio professionale o azienda. Invitato a partecipare all'Assemblea regionale dei delegati della CISL dell'Emilia-Romagna, il segretario generale Raffaele Bonanni ha dichiarato: grazie alla nostra iniziativa l'articolo 18 non è stato toccato, anzi è stato migliorato in alcuni aspetti. Chi si occupa di questi temi sa che sto dicendo il vero, chi invece deve preparare la campagna elettorale ha bisogno di un polverone. Proseguendo, il segretario è anche entrato nel merito dello sciopero del pubblico impiego previsto per il prossimo 28 settembre. Opportuno è riopporci dei problemi che abbiamo posto per posto. Come è successo qui in Emilia Romagna col terremoto, si supera occupandoci posto per posto. Niente polemiche, molto rigore nell'occuparci. Gli emiliani sono stati esemplari in questo. Non si capisce per quale motivo in Italia dovrebbe essere diversamente. Gli emiliani hanno saputo dimostrare che quando c'è il rischio per una comunità, poche chiacchiere, poche polemiche, molta collaborazione, molto buonsenso. Chi ha buone orecchie intende. Oltre il 60% dell'export di vino emiliano-romagnolo è costituito dal Lambrusco, un dato significativo per un vino che da qualche anno sta ottenendo un notevole successo anche in Italia. Ristoranti ed enoteche del bel paese infatti non disdegnano di proporre ai clienti un bicchiere di buon vino rosso frizzante. E da una cantina di Sorbara, dove si produce Lambrusco di Sorbara DOC da 3 generazioni, la cantina Paltrinieri, l'assessore regionale Tiberio Rabboni fa il punto della situazione della vendemmia 2012. Beh, ci sono due dati salienti. Il primo riguarda il calo di produzione, il dato medio regionale è un meno 5%, più accentuato nella parte emiliana della regione, ma soprattutto più accentuato in collina rispetto alla pianura, che ha potuto beneficiare di un diffuso sistema irriguo che ha consentito di confermare sostanzialmente le produzioni. L'altro dato saliente è la qualità. Il caldo che ha danneggiato la quantità ha favorito la qualità. C'è un'alta concentrazione zuccherina che va soprattutto a vantaggio poi dei vini rossi. Quindi c'è da attendersi una buona annata, c'è da attendersi una ripresa del prezzo pagato ai produttori per il vino e c'è da attendersi un'altra conferma positiva per i Lambruschi, che nel 2011 hanno visto un aumento dell'imbottigliato DOC e IGT di quasi il 5% sull'anno precedente e soprattutto una crescita continua sul piano dell'esportazione. Jean-Claude Trichet, ex numero uno della Banca Centrale Europea, lunedì prossimo, 17 settembre alle 17, riceverà nell'Aula Magna di Santa Lucia la laurea honoris causa dell'Alma Mater. A renderlo noto è stata la stessa Università di Bologna. Appresa la notizia, il mondo dell'antagonismo ha annunciato proteste e manifestazioni concomitanti alla cerimonia. La replica dell'Università non si è fatta attendere. La motivazione del titolo conferito all'unanimità 2 anni fa all'ex governatore della BCE è prevalentemente scientifica, anche se per un personaggio come Trichet è difficile distinguere il suo contributo scientifico da quello operativo, ha fatto presente l'Alma Mater. Il riconoscimento arriva per la sua applicazione di un modello economico che parte strettamente dai dati.
La crisi non è colpa di Trichet, ha concluso l'università sottolineando che tra i risultati che ha raggiunto la sua politica economica c'è anche la difesa del potere d'acquisto, la protezione data all'euro dall'inflazione, che sono serviti anche a salvaguardare il lavoro. Piano industriale budget 2012 in linea con le previsioni. E questo l'esito dell'incontro che si è svolto lunedì in regione tra l'assessore ai trasporti Alfredo Peri e i soci pubblici di SETA, la società di trasporto nata dalla fusione delle aziende di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L'obiettivo era quello di valutare la situazione dopo le dimissioni dell'amministratore delegato e del rappresentante del socio privato francese, la finanziaria Erm. È stata dunque confermata la validità del piano SETA. I soci hanno concordato di adottare tutte le misure utili a garantire lo sviluppo di una delle poche esperienze in Italia che cerca di rendere efficiente un'azienda che produce servizi pubblici indispensabili alle comunità locali. Da giovedì 13 a sabato 22 settembre a Modena è in programma la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, promossa per l'11° anno consecutivo dalla Commissione Europea e che coinvolge oltre 1000 città. In programma attività di Nordic Walking, la Corri Ducale, la Corri Yoga e 3 appuntamenti per approfondire il tema della mobilità sostenibile. Quest'anno abbiamo proposto un programma condiviso con associazioni e società sportive per allargare maggiormente la partecipazione e far fronte alla mancanza di risorse, ha commentato Simona Arletti, assessore all'ambiente del Comune di Modena, che ha concluso: come amministrazione comunale stiamo incentivando l'uso della bicicletta o della riscoperta della passeggiata per accompagnare i figli a scuola. Subito 13 milioni di euro o saremo costretti a chiudere. Questo è il forte annuncio compiuto nelle scorse ore da Massimo Masini, presidente di Aer Adria, la società che gestisce lo scalo aeroportuale Federico Fellini di Rimini. Poche settimane fa, infatti, era stato compiuto l'aumento di capitale della stessa società con il compito di ripianare il forte buco di bilancio, pagare i fornitori di alcune opere infrastrutturali e garantire il proseguo delle opere di ammodernamento. Un annuncio arrivato dopo l'assemblea dei soci e rivolto in particolare alle amministrazioni pubbliche che non hanno ancora versato le loro quote, e cioè Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna, per un totale di circa 2 milioni di euro. Ma oltre a questa operazione, lo stesso Masini ha evidenziato che saranno necessari ulteriori fondi, e cioè almeno altri 6 milioni e un ulteriore prestito fruttifero. La situazione finanziaria di Aer Adria versa in condizioni drammatiche, con debiti pregressi che ammontano a circa 33 milioni di euro e per cui gli stessi soci hanno già dato disponibilità a mettere ulteriore mano al portafogli. Intanto si pensa al coinvolgimento degli albergatori della città per aiutare il Fellini attraverso il versamento di una quota derivata dalle presenze turistiche. Ma resta certo però che in un periodo di spending review e crisi economica anche una infrastruttura strategica come l'aeroporto di Rimini abbia sempre più la necessità di una gestione finanziaria più oculata. Dopo un'attenta indagine, i carabinieri di Rimini sono risaliti agli autori di 2 violente rapine avvenute in città ai danni di alcuni istituti bancari. Entrambi catanesi sono state notificate a Cristian Salomone, 22enne, e Giovanni Marletta, di 31, già in carcere per altri motivi, provvedimenti cautelari per alcuni colpi che avevano fruttato ai due 32.000 euro in una rapina presso la filiale di Banca Carim di via Marechiese e altri 8.600 al Monte dei Paschi di Siena di via Parmense. Fondamentali sono state le riprese a circuito chiuso delle filiali e le impronte digitali che sprovvedutamente uno dei due aveva lasciato sul vetro della porta scorrevole di uno degli istituti. Già in custodia presso il carcere di Forlì, questo duetto ha rappresentato l'ennesimo caso di turismo delle rapine, giungendo in Romagna col solo scopo di delinquere per poi tornare in Sicilia. Si sta indagando inoltre per verificare se i due catanesi possono essere i colpevoli di altri fatti simili avvenuti negli scorsi mesi.
Se è vero che ci può essere nell'ambito della provincia una recrudescenza di reati predatori, è altrettanto vero che la risposta delle forze dell'ordine per questo tipo di reati, che ingenerano nella popolazione e nella cittadinanza un certo allarme sociale, è una risposta pronta ed efficace. La macchina fotografica deve essere usata per registrare la vita e per rendere la vera sostanza, la quintessenza delle cose in sé, sia si tratti di acciaio lucido o di carne palpitante. Questo era il pensiero di Edward Weston, fotografo americano, che assieme ad Angel Adams e altri fotografi aveva fondato nel 1932 il celebre gruppo F64, collettivo con il quale portava avanti una poetica basata sulla nitidezza dell'immagine e sulla sperimentazione delle possibilità estetiche offerte dal mezzo fotografico. Da giovedì 14 settembre fino al 9 dicembre, 110 opere fotografiche di Weston sono esposte negli spazi dell'ex Sant'Agostino di Modena, una grande retrospettiva che mancava in Italia da oltre 15 anni. È un autore al quale oggi si guarda incessantemente, esattamente come un secolo fa ormai, per la sua grande abilità nell'interpretare le forme del mondo e nel restituirle con uno sguardo molto pulito, molto trasparente, ma al tempo stesso estremamente lucido. Una fotografia pulita, cosa ha fatto secondo lei grande il nome di Weston? Beh, Weston è un artista, forse più che un fotografo puro. Ovviamente la sua disciplina era la fotografia e che lui ha studiato e ha praticato con molta sapienza, passando da una prima fase quasi artigianale a una immediata e successiva fase di approfondimento, innanzitutto tecnico, in modo da arrivare ad avere un prodotto pressoché perfetto. E questo grazie allo studio e soprattutto all'applicazione pratica proprio di quello che era all'inizio il ritratto, poi il paesaggio e poi le forme del reale, dalle piccole cose quotidiane che troviamo in tutte le case, in tutto il mondo, ai nudi che lo resero celebre fin dagli anni 30 e ancora oggi lo riconoscono come uno dei grandi interpreti di questa forma. L'Italia è nel pieno della peggiore crisi economica in tempo di pace. I danni sulla produzione risultano infatti più gravi degli effetti della Prima Guerra Mondiale. L'allarme è lanciato dal Centro Studi di Confindustria, che rivede anche al ribasso le stime sul PIL del 2013, passando dal -0,3% al -0,6%. I primi timidi segnali di ripresa si vedranno solo dalla prossima primavera e a pagare il conto saranno soprattutto i lavoratori. Solo nell'ultimo anno oltre 750.000 persone hanno perso il posto e il tasso di disoccupazione è destinato ancora a crescere sino al 12,5% previsto a fine 2013, confermato anche il crollo dei consumi. Dilaga la protesta nel mondo arabo contro gli Stati Uniti per il film considerato blasfemo su Maometto. Assaltata la sede diplomatica nello Yemen, scontri e arresti in Egitto. La minaccia sembra toccare anche l'Europa, con un pacco sospetto ritrovato presso il consolato americano a Berlino. Il presidente Obama ha telefonato ai leader di Libia ed Egitto per discutere con loro di cooperazione nel campo della sicurezza dopo il sanguinoso attacco di Bengasi, che ha visto la morte dell'ambasciatore in Libia e di 3 funzionari. Obama mette in preallerta anche le navi da guerra. Dopo la radiazione della FIP arrivata lo scorso 14 luglio, per Fortitudo Pallacanestro è arrivato il fallimento decretato dalla quarta sezione del Tribunale di Bologna. Nell'udienza dello scorso 3 settembre Gilberto Sacrati non è riuscito a presentare le desistenze dei creditori e il giudice Maurizio Azzori non ha concesso altri rinvii, chiudendo una questione che andava avanti da un anno. Decisivi i debiti verso Equitalia.
Il Tribunale ha nominato Carlo Alfonso Lovato come curatore fallimentare. Entro poche ore Sacrati dovrà presentare un bilancio e nel più breve tempo possibile un inventario dei beni. La prossima udienza per conoscere l'effettivo passivo della società è stata fissata per il 23 gennaio prossimo. La battaglia si sposta ora sui beni di Fortitudo Pallacanestro. Il patron Sacrati sostiene che tra i beni ci siano anche il megatabellone, i seggiolini e i canestri del Paladozza di Piazza Azzarita, mentre il Comune di Bologna rivendica la proprietà di quei beni, come stabilito dalla Convenzione. Il Tribunale dovrà quindi pronunciarsi anche su questa diatriba. Forse, ma ancora da stabilire, gli unici a salvarsi saranno i vecchi trofei della squadra.